Buongiorno a tutti i cacciatori italiani, in questo video Faccia Italia e Federcaccia vogliono informarvi delle novità da Bruxelles avvenute la settimana scorsa. Infatti dal 21 al 23 maggio si sono tenute le riunioni del Comitato NADEG presso la Commissione Europea Ambiente. Il Comitato NADEG è il comitato consultivo della Commissione che riunisce tutti i rappresentanti degli Stati membri e i portatori di interesse per analizzare e valutare insieme determinate proposte di documenti di vario tipo della Commissione Ambiente. In queste giornate era all'ordine del giorno anche l'analisi dei primi dati pervenuti dai vari Stati per il processo di modifica dei key concepts. In particolare, la giornata iniziale di martedì 21 ha visto la riunione del gruppo tecnico del Comitato NADEG appositamente istituito per analizzare le varie date nuove sul del documento Key Concept. Da ricordare che al Comitato NADEG partecipa sempre FACE e quindi abbiamo la possibilità, attraverso la presenza mia, che faccio parte avendo la carica di chairman del gruppo di lavoro sulle direttive natura, sono inserito in questo gruppo NADEG, così come il segretario generale David Scallan. Tornando alla riunione tecnica del giorno 21, in questa sede abbiamo avuto la possibilità finalmente di esporre in modo dettagliato le nostre posizioni e i nostri studi che hanno contraddetto in modo importante le posizioni ISPRA. Dal momento che la situazione ad oggi è che l'Italia si trova, attraverso le proposte pervenute dal Ministero dell'Ambiente tramite ISPRA alla Commissione, pongono l'Italia in una condizione di isolamento. Le date di inizio della migrazione delle cinque specie, alzavola, beccaccia, tordo, bottaccio, tordo sassello e cesena, sono da questa proposta anticipate in gennaio, addirittura alcune alla prima decade, rispetto a tutti gli altri paesi del bacino del Mediterraneo che invece le hanno in febbraio, dalla prima alla seconda decade, in qualche caso alla terza. La Commissione si trova quindi nella condizione di non poter predisporre dei key concept che valgano a livello transnazionale per queste aree geografiche che superano i confini degli Stati. E quindi ha chiesto la spiegazione di queste discrepanze e abbiamo potuto in questa situazione quindi esporre dettagliatamente perché esistono queste discrepanze e perché invece secondo noi anche l'Italia dovrebbe portare in febbraio l'inizio della migrazione per queste specie. La Commissione, avendo recepito queste differenze sostenute comunque da dati importanti, ha proposto, ed è stata accettata la proposta, che si formi un gruppo ristretto di lavoro fra Italia, Francia, Spagna e FACE per rianalizzare collegialmente questi dati e giungere auspicabilmente a una proposta condivisa che metta la Commissione nelle condizioni di stendere un key concept valido a livello di più Stati. Quindi la partita è stata, grazie a FACE, grazie ai dati anche nostri, riaperta e oggi abbiamo iniziato questo percorso di nuova analisi dei dati. Un'altra novità importante è che nei comitati NADEG dei giorni successivi, 22-23, ha partecipato anche un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole. Una proposta fortemente voluta dalla cabina di regia delle associazioni venatorie che è diventata realtà e che quindi porterà un punto di vista differente rispetto a quello del Ministero dell'Ambiente che anch'esso partecipa a questo comitato. Quindi un risultato tutto sommato positivo che permette di riprendere la discussione in merito. Vi informeremo con nuovi comunicati e nuovi video dell'evoluzione di questa vicenda. Per adesso vi salutiamo e vi ringraziamo. A presto, arrivederci.